dagli itinerari d'autore all'avventura. Con la stagione estiva 2017 alle porte, la Toscana presenta la propria offerta turistica alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, dove la regione Toscana Promozione, in un nuovo padiglione dedicato al bianco del marmo di Carrara e al verde serpentino di Prato, hanno deciso di puntare sulla promozione dei borghi con il turismo sostenibile della Francigena, Pistoia capitale della cultura, ma anche dei sentieri delle Apuane, la Maremma e la Val di Chiana. Occasioni di fare della vacanza un'esperienza unica, anche quel cosiddetto turismo esperienziale o di avventura, penso al diving o alla vela o alle tante occasioni nuove che possiamo offrire ai nostri ospiti. Quindi la Toscana dell'accoglienza, del buon vivere, della qualità della vita, della ristorazione, del vino, delle relazioni umane. Questo siamo noi e questo rappresentiamo in questa fiera così importante. Un territorio, quello della Toscana, che si offre con tutte le sue potenzialità legate al turismo sportivo e a quello dell'avventura a contatto con la natura. Toscana Promozione Turistica per questo ha sottoscritto un accordo con ATTA, associazione leader nel turismo d'avventura, per sviluppare questa offerta turistica innovativa tra parapendio, kayak e diving. Che non è solo il turismo avventura estremo come lo conosciamo noi, ma è il turismo outdoor, il contatto, l'esperienza naturalistica di viaggio al contatto con la natura, appunto. E lì abbiamo tante proposte su cui stiamo lavorando, su luoghi della Toscana che non sono conosciuti ancora come destinazione turistica, ma che lo potranno diventare. Penso alla Garfagnana piuttosto che alla Lunigiana, ai boschi della Toscana, ai parchi e tutto il crinale appenninico. Per il resto la forza della Toscana è nei numeri, con i 34 operatori turistici che per 3 giorni hanno in programma incontri con investitori internazionali interessati a proporre ai propri clienti i pacchetti migliori per vacanze a tema nel Granducato.